What's up gamer, sono JC Orochi e rieccomi con un altro video sul mio canale. In questo caso abbiamo questa grandissima, grandissima esclusiva, è Bloodborne. Ragazzi, iniziamo subito, subito. Oh sì, il sangue smonto. Bene, hai raggiunto il luogo giusto. Yharnam è la sede dell'infusione del sangue. Tu devi solo svelare il suo mistero. Ma da dove può partire chi ignora tutto come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Yharnam. Prima però dovrai siglare un contratto. Siglare un contratto? Vabbè, ovvio. Sarebbe... personalizzare il nostro personaggio. Ok ragazzi, penso che cercherò di velocizzare questa parte, perché ovviamente questa è la parte più noiosa di tutti i Souls o i giochi della From Software. Quindi noi velocizziamo questa parte e ci vediamo prima di completare il nostro personaggio. A dopo ragazzi. Ok ragazzi, eccomi qui. Quindi noi abbiamo scelto... una classe, un stesso uomo, età, vabbè, insomma, giovane, e il mio nome, del mio ben pigli sarà Orochinagi. E il mio aspetto, diciamo che quel tipo di capigliatura è molto simile alla mia, per non dire che sono così io. Però diciamo, vabbè, carnagione un po', diciamo, è molto più scura, non essendo italiano, però va bene lo stesso. Allora ragazzi, noi iniziamo con l'origine. Abbiamo scelto esperienza militare. In pratica sono le piccole build che ci permette da dove iniziare. Quindi noi ragazzi scegliamo esperienza militare e iniziamo. Iniziamo con questa avventura. Beh, tutto firmato e regolare. Ora diamo inizio alla trasfusione. Oh, non devi temere. Qualunque cosa accada, forse ti sembrerà soltanto un incubo. Vedo che abbiamo un cacciatore. Rise from your grave, never give up. Ok ragazzi, siamo a clinica di Josefka. E noi iniziamo la nostra avventura. Adesso proviamo ragazzi. Questo sono le moonset, insomma. Un po' il colpo un po' al... colpo al karate, insomma. Questo è il colpo caricato, con R2. Questo è il colpo R1. Questo sarebbe L2 per colpire più forte, insomma, poi con R1. Questo R2 con il colpo caricato, dico con il colpo di L1. Questo sarebbe L2. Va bene. Una nota. Scarabocchiata. Cerca il sangue smunto per trascendere la caccia. Iniziamo. Wow. Che figata iniziare con un nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki. Mamma mia. Che
bello. Questi piccoletti, insomma, ti insegnano come giocare, no? Pratica. Oh sì, beh, queste cose noi lo sappiamo per coloro che almeno avevano avuto esperienza con dei giochi Souls. Quindi questa bestia, diciamo, noi dobbiamo attaccarlo, combattere. Vediamo fino a dove resistiamo. Au! Ah, recuperiamo vita pure. Questo avevo sentito in pratica. Fino a un certo punto, mentre noi attacchiamo, possiamo recuperare vita anche. Oh, oh. Ah, siamo morti. Era il nostro destino, ragazzi. Ok ragazzi, siamo qua arrivati in questa specie di chiesa. Mi fa ricordare molto il Nexus di Demon's Souls. Non so per quale motivo. Questi piccoletti? Questi piccoli demoni? Messaggero della vasca. Scambia ecchi del sangue con i messaggeri per acquistare e vendere oggetti. Ok. Sono le nostre monete, insomma, e le chiede il sangue. Cioè, il sangue. Ah! È pure in vendita il primo set che abbiamo qui. In pratica, 2500 punti per avere il primo set. Che è del cacciatore di Yharnam. Va bene, ragazzi. E questa? Ovviamente... un automo abbandonato. Oh, cavolo! Va bene, sì. Accetta la donna dei messaggeri. I messaggeri ti offrono un'arma speciale. Scegli una. Quest'arma si impugna con la destra e si utilizza durante la caccia alle belve. Ok. Mannaia dentata, accia del cacciatore e bastone filettato. Quindi noi pensiamo comunque di iniziare con la mannaia dentata. I messaggeri ti offrono un'arma di fuoco. Scegli una. Quest'arma si impugna con la sinistra e si utilizza durante la caccia alle belve. Ok. Pistola cacciatore, archibugio e cacciatore singolo. Quindi io penso che per il momento scelgo pistola cacciatore. Bene. Un taccuino ricevuto dei messaggeri. Lascia dei messaggi a questi fedeli servitori per condividerli con i cacciatori degli altri mondi. Ok, insomma, quelle pietre per lasciare i messaggi. Quello che cadeva a sia Demon Souls o Dark Souls. Ok, ragazzi. Lapide Yharnam. Risvegliate una qualità selezionata di Yharnam. Ok, come Demon's Souls in pratica, ragazzi. Mi permette di teletrasportarci. Ok, siamo tornati in pratica a clinica di Josefka. Ottimo. Vediamo qua. Sei a caccia. Ah. Allora mi spiace molto, ma non posso aprire la porta. Io sono Josefka. I pazienti della mia clinica non possono essere esposti all'infezione. So che tu sei a caccia per noi, per la città, e ti chiedo scusa. Per favore, non posso fare altro. L'ho vista! Josefka, fiala del sangue. Ora vai. E buona caccia. Grazie. Hai ancora bisogno di qualcosa? Purtroppo io non ho altro da offrirti. Per favore, cerca di capire la mia posizione. Posso solo pregare per una buona caccia. Va bene. Ci ha dato qualcosa. Qua. Tonifica i sensi, restituendo una maggior quantità di punti vita. Ok, va bene. Quindi...
possiamo allora noi proseguire. Torna al sogno dei cacciatori. In pratica sarebbe questo come un po' il nostro falò. Sì, sì. Va bene lo stesso. Ok. Qua la piccola guida. Bene. Quindi noi, a quanto pare, dobbiamo affrontare questa belva. Arrivato il momento di... Muori! E qui il sangue recuperati. Ok, abbiamo recuperato il nostro sangue, insomma. Ci ha dato in pratica fiala del sangue. Come è sbranato questo tizio. Dannato mostro. Fiala del sangue. Ripristina punti vita con un triangolo. Usa una fiala del sangue. In pratica la... serve per recuperare la vita, insomma. Ok. Vale. Finalmente, ragazzi. Finalmente. Siamo fuori. Ah, da quanto tempo volevo giocarlo. Dopo quell'alfa che ho provato. Proiettile di mercurio. Per quello che so. Benissimo. Cioè, per quello che so, sono insomma le pallottole. Che ci servirà per usare il nostro. No, la nostra pistola. Ovviamente su questo titolo non ci sono scudi. Quindi si basa molto sull'agilità e velocità di questo gioco. Per coloro che non sono abituati a giocare senza scudi, questo gioco sarà veramente traumatico. Siamo arrivati al Jarnan centrale. Si punta molto sulla velocità su questo gioco, ragazzi. Quindi va bene lo stesso. Si vede tutto questo ambiente gotico vittoriano. E questa... Ecco, il nostro primo nemico. Muori! Ah, pure parla in italiano! Figata! Figata! Ok, ok. Fiala del sangue. Questo... questo è il dispositivo. Ok, scesa le scale. Esploriamo un po'. Oh, altri amici. Mori. Molto. Beh, no, non c'è bisogno di spiegare cosa, cosa serve alle molotov, insomma. Inseriamo. Ah! Quella bestia! So chi è. Accendiamo il nostro falò. Insomma, la lanterna. Sarebbe il nostro punto di salvataggio. Il nostro checkpoint. E ci permette di tornare al sogno dei cacciatori, insomma. Qualcuno si sente male in queste parti. Ah, tu devi essere un cacciatore. E... direi che non sei di queste parti. Io sono Gilbert. Vengo da fuori, come te. Di sicuro non ti sarai annoiato. Yarna non sa come trattenere gli ospiti. Non credo che riuscirei ad alzarmi, anche volendo. Però voglio aiutarti se c'è qualcosa che può essere fatto. Questa città è maledetta. Non so perché tu sia qui. Ma dovresti pensare a come andartene. Tutto ciò che potrai ottenere in questo luogo ti porterà più male che bene. Ok. Sangue smunto, dici? Mai sentito. Però se il sangue è interessato, dovresti andare alla chiesa della cura. La chiesa controlla i rituali dell'infusione del sangue e tutte le varietà del medesimo. Oltre la vallata a est di Yarnam si trova il quartiere della Chiesa della Cura, conosciuto come Cathedral Ward. Nel cuore di Cathedral Ward si trova la grande, antica cattedrale, il luogo dove scorca il sangue speciale della Chiesa della Cura. O così dicono. Gli abitanti di Yarnam non vedono di buon occhio gli stranieri.
Solitamente non ti lascerebbero neppure avvicinare, ma questa è una notte di caccia. Potrebbe essere la tua occasione. Oltre la valle a est di Yharnam troverai Cathedral Ward. Nel suo cuore sorge l'antica cattedrale principale, dove si dice sgorghi il sangue. Io non so nulla del sangue smunto, ma se ha qualcosa a che fare col sangue, forse là troverai qualche informazione. Ok. Ci ha dato una formazione dettagliata di andare in pratica a Cathedral Ward e andare verso la cattedrale antica. Insomma, a quanto pare si parla di una cura a questa città che è infetta. Wow. Ciottolo. Ciottolo per rotondi, si possono lanciare contro i bersagli. Oh. Bene. Oh cazzo. Bene. Wow, stupendo. Mi parlano pure, è fantastico uno. Per il momento, per quello che vedo, è un ottimo doppiaggio. Ah, bastardi! No! Ti vuole bruciare pure! Ecco! Questo sarebbe il nostro Perry, il nostro contrattacco. Bastardo! Avete notato, ragazzi? È veloce proprio questo Bloodborne. Ho fatto proprio questa specie di combo, insomma. Attaccare e poi trasformare la manaia in una sega. Poi la cosa che mi fa ridere, insomma, un po' di questi giochi Souls è che ci perdi delle ore in crearti un personaggio, ti lo fai bello figo, brutto, quello che vuoi, e alla fine dei conti vieni coperto da un mantello o da un'armatura e non puoi vedere più il tuo personaggio. Ah, che rabbia. Quindi in pratica questo sarebbe uno del shortcut. Ok, abbiamo aperto la nostra prima shortcut. Oh, abbiamo il nostro primo grosso avversario. Vediamo. Azione. Come ha fatto il Perry? Ah! No, quanto fa male! È ciccione, babbo, è veramente veloce! Bene! Vieni! Mamma mia! Non mi dà che il tempo di anche respirare! Mamma, quanto è agile! Guardalo! Bene! Fuori! Ragazzi, questo gioco è completamente diverso a Dark Souls 1, Dark Souls 2 e Demon Souls. È velocissimo! È troppo veloce! Scordatevi coloro che erano abituati a usare lo scudo per salvarvi le chiappe. Qua schivare ed evitare i colpi è essenziale per la sopravvivenza, altrimenti siete spacciati. Tenete presente questa cosa, dovete lockare sempre nel bersaglio per poter fare di strafe, cioè insomma quelle specie di corsetta, quel salto in avanti o salto ai fianchi per poter averla meglio sui bersagli. Non combatteteli mai senza il lock on o il lock o il focus, come dovete chiamare, altrimenti soltanto succederà questo, farete soltanto dei capriole, dei roll, insomma. Ah,
dell'antenna rosa. Schifoso forestiero. Chi vuoi che apra la porta nella notte della caccia? Ora vattene subito. Oh, che caratterino. Che gente di questo... di questo posto, questa città. Ah, altri. Ah! Mori. Avete visto lo strafe? Insomma, lo scatto ai lati o è... avanti o indietro? Wow. Ehi! Non dormire! Sveglia! A quanto pare soffrono. Soffrono parecchio. Di qua, bene. Parlano, si sentono. Dietro all'angolo si riesce a percepire chi è sta. Frammenti di piede del sangue. Dovrebbero essere più o meno simili ai minerali di Demon Souls e Dark Souls, tipo le titanite. Per quello servirebbero. Ehi! Mi volevi beccare, eh? Wow. Peccato. Vediamo che forse con una sort, con una patch. Speriamo che questa cosa si può, sì, una patch futura si riesca a risolvere questa cosa. Muori. Oh oh! Finita le munizioni. Mori. Bene. Mamma mia. Erano parecchi. Erano tantissimi. Eh? Chi sono la porta? Chi è? Scendiamo di qua. Scendiamo di qua. Silenzio. Bene! Backstab! Woo! Abbiamo fatto il nostro primo backstab. Aha! Lupetti! Mori! Fuori! Mi ha recuperato un po' di vita pure colpendo. Bene. Specie di drain block. Guardo. Fuori! Anche tu! Muori. Ragazzi, basta soltanto un attimo. Un attimo e siete morti. Avete visto quanto siamo deboli o vulnerabili a qualunque colpo. Anche loro, anche loro. Però siete voi i giocatori. Vi basta soltanto qualche combo, qualche colpo concatenato dei nemici per farvi fuori. Rugiada del sangue freddo. Insomma, sarebbero un po' come le anime
l'anima del soldato, l'anima dell'eroe che si trovano nei parecchi. E nei Souls, sia in Dark Souls che Demon Souls. Quindi abbiamo già quasi 2500 di sangue. Oh, un'altra lanterna. Cosa ridono? Usiamo? Non credo che tu sia di queste parti. Beh, bloccato all'aperto nella notte di caccia. No, povero te, povero te. Cosa succede a ridere? Oggi è infatti la notte della caccia. Wow. Questa piazza. Qui, esploriamo? Oh! Cazzo! Dei corvi! Mori! Pratica, cercando di trasformando la manaia e poi in sega, abbiamo una ampia gitata della nostra arma. Mori! Ciotolo! Urna di petrolio. Non c'è bisogno di spiegare cosa può servire l'urna di petrolio. Potremmo aumentare il danno della Molotov. Ho detto. Eccolo. Era lui che suonava. Tu sei grosso. Mamma mia. Bastardo. Tieni! Oh. Fiala del sangue. Di nuovo l'Avok. Fotto di grafico. Torcia! Molotov. Ottimo. Possiamo spaventare, insomma. Va bene, per quel momento non ci serve. Ecco quello che noi non potevamo attraversare, questo cancello. Un'altra pugnata di sangue di freddo. In pratica abbiamo fatto il giro. Mamma mia. Qui un dispositivo ne impedisce l'apertura. Ottimo. Ok. Qui petto. Mori. Mori. Bastardo. Ah. Mori! Riesci a morire? Oh, rompicoglioni! Chi spara? Ok, bene. Mettere il mercurio? Bene. Un pozzo. Beh, non c'è niente di utile. Bene. Mettere il mercurio? Wow. Questo ponte. Dannazione, due belve. Quei licantropi, due. Molto rischioso. Va bene, va. Vediamo cosa c'è qui. Esploriamo? Ecco. Bene, lo metto a piedra del sangue. Non facciamoci notare per il momento di questi qua. Andiamo di qua, ok.
Prendiamo un attimo. Ok, noi possiamo scendere di questa parte. Ottimo. Andiamo qua. Cosa che ho trovato? Ah, un po' di ciottolo. Ok, non siamo tornati principalmente in questa area, però noi siamo da sopra. Vedete là i corpi dei deceduti. Oh, c'è qualcosa là sopra che non ho preso. Vabbè, un po' lo vado a prendere. Vediamo, vediamo. Quello del mercurio, ottimo. Scendiamo. E torniamo dove eravamo prima. Eccolo. Cazzo, 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 cazzo! Mia. Eccoti bastardo. Dove ho fatto il Perry? Vieni. Vieni. Dove vai? No! Non vale. Muori bestia. Guarda dove fino ad averne inseguito. Puoi buttarti, eh? Vieni. Vieni. Ah, ti vengo a prendere io, dai, non preoccuparti. Aspettami là. Si è mutato l'idiota. Dove vai? Ah! Male. Vieni. Ok. Siamo riusciti a farli fuori tutti e due, entrambi. Adesso torniamo dove eravamo. Su quel ponte. Eccoci qua. Dopo aver liberato questa piccola area, o questa lunga area, anzi meglio dire lunga area. Ehi! Non penso proprio. Qui? Ah! Però se mi butto non posso risalire, quindi per il momento non ci sto. Vieni qua. Vieni. Woohoo! Vaffanculo. Bastardo. Fai male. Muori. Ok ragazzi, ci fermiamo qui. Questa è stata la mia prima parte di questa mia blind run. E ci becchiamo magari al prossimo video. See you.